Ciao, ciao a tutti, ben arrivati alla diretta di oggi. Allora, visto che domani è giovedì grasso, beh, allora dobbiamo per forza pensare a un dolce che ci faccia festeggiare questa bella festività. Adesso diamo giusto il tempo a qualcuno che si accorga della nostra presenza. Io intanto vi faccio giusto una piccola panoramica agli ingredienti che ci vedono previsti. Intanto poi vi mando come al solito un bacio virtuale a tutti i nostri amici di Facebook, Instagram e di YouTube. Iniziamo subito con gli ingredienti che utilizzeremo per questa bella ricetta. E facciamo che cosa? Le graffe veloci napoletane. Ok, quindi farò una mia ricetta manuale, non da cookie tu. Vi dico subito che abbiamo bisogno di 250 grammi di farina 00, ma che io faccio anche qui una piccola variante perché utilizzerò 100 grammi di Manitoba e 150 di 00. Poi abbiamo bisogno di 200 grammi di patate già cotte, che poi la ricetta in realtà ci dice schiacciate, ma che noi invece vedremo come fare con i bimbi. Poi abbiamo bisogno di 150 grammi di acqua, un cucchiaino di zucchero più quello che basta che ci servirà poi dopo per decorare le nostre belle craffe, poi un cucchiaino di olio di semi, un pizzichino di sale, 8 grammi di lievito per dolci, che però possiamo sostituire anche con il lievito di birra, ma qui ne parliamo dopo, e ovviamente olio per friggere e carta e carne assorbente. Via, andiamo subito a iniziare con il nostro primo passaggio, cioè quello di mettere 150 grammi di acqua. Quindi ho aperto il boccale, metto la bilancia, metto giù 150 grammi di acqua. Se potete, le patate le state cuocetevele prima, come ho fatto io, cioè ho messo 300 grammi di acqua all'interno del boccale, vi dico come l'ho lessate. Poi ho tagliato 200 grammi di patate a rondelle e ho impostato 15 minuti varoma, velocità 1, ok? Quindi 200 grammi di patate con 300 grammi di acqua circa, le tagliate a rondelle, 15 minuti, temperatura varoma, velocità 1 e ve le tenete già pronte qua da utilizzare un po' a freddine. Adesso iniziamo mettendo 150 grammi di farina, scusatemi, di acqua. Mi dicono che c'è poco audio, adesso ho riguardato e ho visto che è tutto ok, spero mi sentiate. Datemi un accenno che è tutto regolare. Vediamo se qualcuno mi scrive, che vedo. Vediamo. Voilà, perfetto, ci siamo. Quindi abbiamo messo 150 grammi di acqua. Facciamo tara, mettiamo 8 grammi di lievito per dolci. Attenzione, questa perché io adesso sto facendo una ricetta veloce, ok? Però se io ho poco tempo, come in questo momento, e voglio però fare un dolce perché rientro tardi dal lavoro, posso utilizzare il lievito per dolci. Diversamente, mettete 8 grammi di lievito di birra, ok? Quindi mantenete la stessa quantità di acqua, però cambiando il lievito di birra. Quindi abbiamo messo 150 grammi di acqua, 8 grammi di lievito per dolci. Adesso facciamo tara, mettiamo anche un cucchiaino, un po' di più, insomma circa 5 grammi di zucchero, e così andiamo un attimino a sciogliere il tutto per 10 secondi, velocità 2. Così aiutiamo a prendere, a mescolare bene acqua, zucchero e lievito. Avete capito? Se volete utilizzare il lievito di birra perché ve la volete fare non veloce, la dovete però ovviamente sostituire solo con 8 grammi di lievito di birra. Ci siamo, abbiamo fatto. Ecco qua, abbiamo soltanto mischiato questi che sono i nostri tre ingredienti. Adesso mettiamo giù le nostre patate, che ovviamente ho già cotto. Se vogliamo le possiamo ripesare insieme, ma comunque sono 200 grammi di patate. Se riuscite a raffreddarle è meglio perché vi richiederà meno farina, perché più calde sono e più dobbiamo aggiungere qualcosina, va bene? Perché comunque diciamo così, è proprio garantito, se sono fredde,
È meglio. Quindi adesso abbiamo messo giù senza impostare tempo, andiamo solo un attimo a velocità 3. Quindi per circa 10 secondi vediamo quello che abbiamo ottenuto. Aspettiamo che si apre. Pochino, rifacciamo ancora, forse aumentiamo un po', mettiamo 4. Meglio. Quindi andate tranquillamente con 10 secondi a velocità 4, eh? Perfetto. Adesso incominciamo a mettere giù le nostre farine, che io ho fatto un mix. La ricetta di casa mi chiedeva 250 grammi di farina 00, ma io andrò a mischiarla mettendo 100 grammi di farina Manitoba e 150 di 00, eh? Allora, per chi si è collegato in questo momento, stiamo facendo le graffe veloci napoletane, veloci perché ho utilizzato un lievito per dolci e quindi le lascio raddoppiare solo, cioè raddoppiare, le lascio ferme giusto per 15 minuti, eh? Mettiamo giù le farine, quindi come ho detto, 100 di Manitoba e 150 00, eh? Uguale, se invece programmate di fare con il lievito di birra, mantenete uguale sempre la stessa quantità di tutto, sostituite soltanto il lievito. E qui adesso mettiamo altri 150 di, ovviamente più a bisogno, eh? Quindi arriviamo a 250 grammi totali. Perfetto. Adesso poi, questa me la lascio qua perché potrebbe ancora servirci qualcosina. Aggiungiamo quello che è un pizzico di sale. Potevamo anche grattare un po' di limone o dell'arancia. Olio lo pesiamo se volete, ma comunque circa un cucchiaino. Voilà. E adesso impostiamo la nostra velocità spiga. Quindi ho messo in totale 6 grammi di olio. Mettiamo 2 minuti, velocità spiga. Poi la controlliamo dal foro del nostro coperchio perché da lì riusciamo a capire se dobbiamo poi aumentare un pochino di farina. Adesso vi faccio capire come, perché l'impasto potrebbe risultare un po' molliccio e noi ce lo guardiamo. Ci regoliamo da sole. Ripeto gli ingredienti, quindi abbiamo utilizzato un mix di 250 g di farine con messo 100 Manitoba e 150 00, 200 g di patate, ovviamente che avevo già cotto a baroma per 15 minuti a velocità 1, e poi abbiamo aggiunto 150 g di acqua. Ho utilizzato 8 g di lievito per dolci perché è una ricetta veloce, ma che potete sostituire con il lievito di birra, ovviamente lasciandolo raddoppiare del suo volume. Poi abbiamo messo un cucchiaino di zucchero per attivare anche quello che è la nostra agente lievitante. Più adesso utilizzeremo poi questo per la decorazione, un cucchiaino di olio di semi, un pizzico di sale. Adesso vediamo come sta andando il nostro impasto. Guardiamo, ce lo guardiamo insieme così da capire se in realtà abbiamo bisogno di aggiungere farina. Lo vedete? Allora, quando sto qua, io riesco a capire se ho bisogno di aggiungere altro per vedere se è molliccio. Se invece magari, anche quando facciamo la pasta all'uovo, questo ci serve, se invece magari ci sembrava nella pasta all'uovo un po' diciamo granulato, così come quasi sono dei grattini, allora in quel caso aggiungiamo invece del liquido, che potrebbe essere anche acqua oppure dell'uovo se stiamo facendo pasta fresca. Qui in questo momento invece abbiamo bisogno di un po' di farina, eh? Quindi adesso vi rimetto un attimo giù, aggiungo della farina un pochino dal foro del coperchio che vi faccio vedere come. Così. Magari proprio quel tanto che basta per farmi lavorare bene l'impasto. Lo rivediamo, aumento soltanto qualche secondo per darvi poi l'opportunità di vedere perfettamente quello che vi sto spiegando, eh. Andiamocela a vedere insieme. Vedete? Adesso aggiungendo quel pochino di farina in più, vedete come ha distaccato?
riesco ad avere un impasto più liscio. Adesso mancano, ecco, vedete, 3 secondi e abbiamo finito. Adesso vi rimetto qua in posizione perché nel frattempo io accendo la mia friggitoria, tiriamo anche fuori l'impasto e ce lo guardiamo. Olè. Intanto ho acceso l'olio, tiriamo fuori il nostro impasto e vediamo che bella consistenza ha. Qualche settimana fa vi avevo posto un quesito: qual era la difficoltà maggiore che trovavate in bimbi? Molte di voi mi hanno risposto nel distaccare gli impasti dalle lame, come in questo caso. Quindi adesso colgo proprio l'occasione per farvi vedere come si distacca un impasto quando come questo è morbido e lo dobbiamo tirare fuori. Allora, la prima cosa, ci tiriamo fuori il nostro bel impasto dal bimbi aiutandoci con la spatola. Poi quello che è in eccesso andiamo a distaccarlo con qualche colpettino di turbo. Quindi, per chi quel giorno mi ha risposto che ha difficoltà a distaccare l'impasto, vi faccio vedere subito come si fa. Così da farvi vedere anche la consistenza dell'impasto che poi ottenete, quindi rimane un po' molliccio, guardate, adesso esco da qua, vado sul turbo che ce l'hanno tutti, DM31, DM5, DM6. Si chiude da solo, lui si seleziona un secondo, io giro la manopola e lo lascio andare. In realtà in questo momento lui si è trasformato a una velocità 10 subito e la velocità mi ha attaccato l'impasto, me l'ha distaccato dalle lame. Lo ripeto per un paio di secondi e vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Quindi questa è una delle domande che ho voluto rispondere a quella bella intervista che ci siamo fatte. Intervista, diciamo così, guardate, avete visto? Ho distaccato con due soli colpi di turbo l'eccesso attraverso le lame, quindi la velocità me l'ha distaccato. Ok? Poi ovviamente tutte non si puliranno. Allora, altro trucchetto, quello che nel frattempo noi stiamo facendo, oltre a distaccare, lo mettiamo un pochino in ammollo con acqua, che così dopo con 10 secondi, velocità 10, tutto tornerà perfettamente pulito. Quindi mettiamo su dell'acqua e lo lasciamo proprio ammollare. Adesso io ne metterò giù un pochino e dopo farò 10 secondi, velocità 10 e il mio impasto è pronto. Il mio boccale è pronto, scusatemi, pulito cioè. Adesso metto un pochino di farina qua perché ho bisogno di lavorarlo. È un impasto molto molto morbido, lo sentirete sotto mano, molto bello, perché poi sentite ancora un pochino di quella che è la patata, che non è proprio del tutto, non è schiacciata, quindi la sentiamo un pochino sotto mano, ma che è come un po' la nostra focaccia, quando la facciamo quella pugliese, non so se l'avete mai fatta, sentite proprio, oppure guardate, ve li faccio vedere, vedete queste piccole, chiamiamole così, rilevanze, quelle sono le nostre patate, tipo bollicine, ma che in realtà invece sono le patatine che sono belle tritate. Non del tutto, perché sotto il palato poi ci faranno anche piacere riceverle. Adesso vi faccio vedere un paio. Facciamo giusto proprio un paio di ciambelle insieme, perché poi ve le prendo già lievitate. Allora, considerate che questo è un impasto che soddisfa una famiglia di 4 persone e poi bisogna capire queste 4 persone quanto in realtà mangino, ok? Quindi, qui ovviamente fate i conti con le vostre di bocche, eh? Casa mia, questo impasto, siamo 4, non sarebbe sufficiente, quindi a parte ne ho fatti due, però insomma anche per farvi regolare un po', eh? Questo adesso me lo tengo qua da parte perché non mi serve. Prendiamo però quest'altri. Vi ricordo che abbiamo utilizzato un lievito per dolci e quindi questo lieviterà pochissimo, circa un quarto d'ora. Se utilizzate il lievito di birra, ovviamente dovete aspettare che raddoppia del suo volume. Adesso, giusto per farle carine, io prendo un coppa pasta più o meno grande per dargli un po' la forma e poi le vado a schiacciare. Vi potete aiutare anche con il dorso di un cucchiaino, così.
una volta che avete dato la forma, potete anche toglierla come stiamo facendo e appiattirla con le mani. Così. Poi facciamo il buchino al centro. Voilà. E il gioco è fatto. E le lasciate raddoppiare per circa... Scusatemi, raddoppiare, perdonatemi. Le lasciate lievitare per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Se invece utilizzate lievito di birra, dovete lasciarlo raddoppiare. Ok. Ecco qua. Ovviamente questo lo fate fino a che non avete finito tutto il vostro impasto. Se non volete fare le graffe, come queste che sto facendo io, potete anche lasciarle intere, fate delle mini bombe e poi magari riempirle anche con crema spalmabile, ok? Queste le metto via perché vi faccio vedere quelle già pronte, che hanno lievitato per circa 15 minuti, e ve le faccio vedere. Voilà, ecco a voi, le ho anche coperte un pochino, il risultato. Perfetto, adesso andiamoci in friggitoria, prendiamo qualcuna di queste belle craffe e le incominciamo a cuocere. Guardate che carine! Una ve l'ho lasciata proprio così ferma da fare poi ripiena. L'olio qua è pronto perché lo sento che friccica e ce la prendiamo una e cominciamo ad andare giù. Aiutatevi con un cucchiaio in questo momento. Perché? Voilà. Guardate. Andiamo ad aiutare a cuocerle. Carta assorbente o carta questa che uso io spesso per i fritti e poi li passiamo velocemente in zucchero. Quindi questa è una craffa veloce perché, come ripeto, ho utilizzato del lievito per dolci, quindi non lievito birra. Da sicuro che le ho già fatte e quelle con il lievito di birra molto probabilmente l'anno scorso avete avuto la possibilità di rivedervele, ma adesso ve la leggo anche sotto. C'è una bellissima ricetta sempre per il carnevale che ho fatto con le patate e con lievito di birra, ve l'andate a guardare, dopo ve l'allego. Si possono anche fare, come vi ho detto, con la Nutella. Quindi anche qua domani è giovedì grasso, prepariamoci magari un piccolo dolcetto da fare in casa. Aspetto le foto, perché poi molti di voi mi mandano le fotine delle preparazioni che poi ripetete in casa e mi fa molto 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 piacere. Grazie. Ve lo dico ogni volta, ma è la verità, perché è molto bello condividere questo con voi. Sicuramente con il lievito di birra, ve lo dico, vengono molto molto più alte, sono molto, diciamo così, avrete poi una consistenza diversa, però diamo anche la possibilità, perché quella ce l'abbiamo già caricata, di fare anche a quella maniera veloce, magari a persone che rientrano tardi dal lavoro e magari vogliono una soluzione di un dolce pronto in famiglia. Già c'ho ospiti dietro di me io, ve lo dico, che stanno qua pronti per prendersi la prima frittura. Benissimo. Quindi, vi ripeto gli ingredienti, 250 g di farina, io ho messo 100 Manitoba e 150 00, 200 g di patate già cotte, 150 g di acqua, 8 g di lievito di birra piuttosto che quello per dolci, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaino di olio di semi, un pizzico di sale e ovviamente olio per friggere. Adesso queste le tiriamo su.
e andiamo subito a metterle in zucchero. Se vi piace questa ricetta, grazie per il like e per la condivisione. Mi riporto di qua, pronti per mangiarle. Spengo che ce ne andiamo di là, che le passiamo velocemente nello zucchero, pronte per mangiarle. Andiamo. Andiamoci nella nostra postazione e voilà, eccoci pronti per passarle nello zucchero e buon appetito! Eccolo, me l'ero perso! Perfetto. Mi ero persa lo zucchero! Ok, vediamoci un pochino meglio, eccole qua, perfetto! Adesso prendiamo anche un piatto pulito e li mettiamo al loro posto. Voilà, guardate che carine. Questa è un po' più grande per i mariti o per i figli che sono in crescita come i miei o quelli golosi che avete in casa magari. Ecco qua, quindi pochi ingredienti, pochi passaggi e questo è il risultato finale che ricevete da queste piccole golosità da fare in famiglia. Quindi, spero vi sia piaciuta, adesso poi ne assaggio una, sempre di più per farvi venire l'acquolina in bocca e la vado a mangiare, così proprio da, guardate, da farvi, lo so sono cattiva, avete ragione, quindi però, visto che sono cattiva, buonissima, quindi scusatemi, ma sono una meraviglia. Quindi aspetto che mi fate vedere le foto con la bocca piena. Io vi dico grazie per i like, grazie per la condivisione e soprattutto vi aspetto alla prossima ricetta. Mandatemi le fotine. Ciao ciao da Teresa e da Bimbi Come Fare.